Non un ospite, ma due ospiti. Due ospiti e che ospiti, sia per la loro carriera che adesso andremo a in qualche modo ripercorrere, ma soprattutto perché sono, diciamo così, dei sex symbol. Perché sono, sei, come ha detto Pivio, dei sex symbol. Tu, Aldo Descalzi, è d'accordo sul fatto che Pivio sia... Non posso esprimermi, io gioco in casa più di lui perché lui ormai vive a Roma e vivo qui, non posso espormi come sex symbol qui, capito? Cosa che invece io posso fare. Guarda, tranquillo. Qui, comunque abbiamo capito, Aldo Descalzi e Pivio, genovesi, anche se Pivio adesso lavora a Roma, però insomma sì. Spesso è a Genova comunque, sì, in ogni sì, caso, sì. Che sono stati i protagonisti, già i protagonisti di questa master class incentrata sulle musiche di Eboli. Stiamo parlando di due compositori che hanno alle spalle 200 film, sì, più o meno, sì, sì, più o meno 200 sì, film, serie televisive a manetta, insomma tutto quello che si vuole. Nastri d'argento, Davide Donatello con i Manetti Bros, Amore a Malavita, Song a Napoli, e qui sono venuti per una masterclass sulla trilogia di Diabolik, guarda caso ancora dei Manetti Bros. Chi vuole cominciare? Perché adesso sono... il maestro, tu sei lo scolaro? No, sono un maestro anche io, ma io quando il maestro Pivio fa un po', capito? Perché sì, poi soprattutto a Genova, no? Anche Aldo Descalzi, tu sai che da così ho iniziato io. E a Genova io sono sempre stato il figlio del ristorante e il fratello del complesso, no? E invece fuori da Genova io sono il maestro Descalzi, capito? E lui è il maestro. Vabbè, allora, Pivio. Anche qui che siamo comunque fuori da Genova, perché siamo via Durazzo, sei il maestro. Va bene, sì, va bene. Tra l'altro, a proposito del maestro, così vi racconto come è nata la storia del maestro. Allora, abbiamo scoperto nel tempo che chiunque abbia a che fare con un film e realizzi le colonne sonore, scriva le colonne sonore di quel film, automaticamente ottiene questa, diciamo, questo titolo, no? La beneficenza. Il primo film che abbiamo fatto, che era Il Bagno Turco, l'abbiamo fatto in una maniera molto, diciamo, tranquilla, no? Senza tutta una serie di meccanismi che poi abbiamo scoperto dopo, già dal secondo film. Il secondo film che abbiamo realizzato con una casa editrice storica, che era la CAM, ci ha fatto capire questa cosa. E a un certo punto arriva una telefonata della segretaria, diciamo, dell'editore, e dice: vorrei parlare con il maestro Pivio. Pausa. sono Pivio. Maestro. E continuava a dire: ma perché mi chiamano maestro? No? Cioè, e continuavo a domandare: ma perché? Chi ha capito? Perché. No, gliel'ho chiesto proprio, dico, ma perché mi chiama maestro? Cioè, ma lei ha fatto il film, lei è un compositore. Ah, vabbè, allora, bene, ok. Quindi due maestri. Quindi questa è la genesi. Partendo dal Bagno Turco, tu mi hai detto prima il 96, il film è uscito nel 97, mi sì, sembra. Esatto. Ecco. Come ospite che è arrivato a voi? Guarda, una roba casualissima, forse dovrebbe raccontarla lui, ma cercherò di sintetizzarla. Lui, tramite un amico, era in casa di questo amico, e in casa di questo amico c'era Marco Risi, al quale questo suo amico ha messo su un CD che noi avevamo fatto, perché già facevamo sì, cose certo, insieme, certo. E ha detto: ah, che bella questa cosa, mi servirebbe per un film. Perché Marco Risi stava producendo il film di Ferzan, dopo Il Bagno Turco. La cosa buffa è che dice: vabbè, allora ti do il regista, ti do l'indirizzo, eccetera. Il regista abitava praticamente a 20 metri da lui, cioè di fronte, attraversando la strada, ha scoperto che stava lì davanti, Ferzan. Quindi è nata in maniera casuale, tant'è vero che io, che ero abituato fino ad allora all'ambito, diciamo, pop di mio fratello, certo, della discografia, eccetera, pensavo che fosse una provinatura, tipo facciamo una cosa, invece abbiamo fatto il film e da lì è nata tutta, cioè... Ferzan ha avuto modo di raccontare questa vicenda quando il film è arrivato a un festival importante in Turchia, perché il film di fatto è un'operazione italo-turca, e raccontava ai giornalisti, no, del fatto che appunto, perché questi giornalisti chiedevano: ma com'è possibile che questi sono italiani e hanno fatto questo modello musicale che è chiaramente è molto ispirata alla nostra musica turca?
Cioè, no, ma niente, è stato tutto così un po' casuale. Un giorno stavamo prendendo un caffè, sia lui che io, perché abitavamo uno di fronte all'altro, e si parlava, ma tu cosa fai? Io mi occupo di musica, insomma. Ah, tu ti occupi di musica? Ah, vedi. Cioè, così. Cioè, è tutto no, così. Vabbè, è tutto, vabbè, insomma, è stato sinceramente avrà la verità. Se non me la dite voi, però la verità, ragazzi. Io te l'ho detta. Noi prendiamo per buona la verità del maestro di Scalzi. Però tu sai che nel mondo del cinema, diciamo, ci sono sia i finali, ma anche aperti, ma non solo i finali, anche gli inizi possono essere aperti. Probabilmente quello di Fresan era uno spin-off. Comunque, nel 96 voi lavoravate insieme già da tempo, sì. Come si fa a lavorare 40 anni senza mandarsi a quel paese ed essendo ancora felicemente sposati musicalmente? Guarda, me lo chiedo ancora adesso, perché io ho un'esperienza traumatica che è quella dei New Trolls di mio fratello, che credo che più liti di quelle non l'abbia fatto neanche, capito, non so chi, di Monzon e l'altro, esatto. Quindi non lo so, però funziona, come vedi funziona, e l'ho già detto prima durante l'intervista e lo dico anche qui ufficialmente, probabilmente io senza Pivio sarei a Genova a fare, non so, attaccare i cavi, a fare qualcosa così, quindi devo tanto a questo signore e probabilmente devo tanto perché insieme funzioniamo, capisci? Ma, le unioni di solito possono funzionare per due modi, perché si è simili o perché si è molto diversi. Voi siete simili? Siamo simili e diversi. Comunque, se non fosse per lui, io farei l'ingegnere. Quindi, come vedi, insomma. Beh, il cinema avrebbe perso molto, però, ragazzi. Come? Il cinema avrebbe perso molto. Beh, tanto grazie. Sì, probabilmente. Noi abbiamo. Detta banalmente, abbiamo liberato il demone che avevamo in noi. Il cinema ci ha permesso di esprimerci a 360 gradi, cosa che per esempio non mi permetteva l'ambito pop, la discografia, che va sempre a compartimenti stagni, a dogmi, a mode. E il cinema, voglio dire, noi abbiamo registrato un'orchestra di 80 elementi e abbiamo fatto dei film con magari solo un flauto, abbiamo un percussionista. Questo è la possibilità che ci ha dato la musica da cinema, che non è poca. Come nascono le vostre colonne sonore? Nel senso, parte, in rapporto col regista ovviamente penso che sia fondamentale. Ci saranno, prima parlavo con Stefano Reali, ci sono i registi che danno un'idea e su quella i compositori agiscono, ci sono i compositori che guardano i film, cioè le immagini, e poi il vostro lavoro? In realtà, unica regola, non ci sono regole. È difficile dare una risposta univoca, perché tra l'altro, appunto, avendo alle spalle più di 200 film, ci è capitato veramente di tutto. Diciamo che è indubbio, soprattutto nel mondo della musica applicata alle immagini per il cinema e non per la televisione, è più vero il fatto che il rapporto che si deve costruire con il regista deve essere un rapporto molto forte. Di complicità. Di fortissima complicità, di rispetto reciproco e magari, perché no, proprio anche di amicizia, cosa che ci è successa in diverse occasioni. Noi abbiamo degli amici a tutti gli effetti, e la parola amico non è usata a caso, è una parola importante, che abbiamo conosciuto proprio grazie alla nostra partecipazione nei film, ecco. I Manetti, Alessandro Gassman, Enzo Monteleone, insomma, abbiamo un certo numero di amici con i quali condividiamo un percorso artistico anche molto diverso di volta in volta. Quindi è indubbio che questo rapporto, se funziona, funziona. Pensa a Sergio Leone con Morricone, per dire, certo. Con Nino Rota, con Fellini. Certo. Cioè, ci sono tutta una serie di unioni che evidentemente portano... Affinità elettive? Sì, sono affinità elettive, sì. Ed è pazzesco il fatto che in effetti noi siamo miliardi di persone. E tra questi miliardi ci sono tante persone che fanno cinema e tante persone che fanno musica. Combinazione succede
la magia, no? Perché io penso che sia veramente magia il fatto di riuscire a trovare questa connessione, no, non è facile. Lui ha parlato di vari registi, però non c'è dubbio, siete qui per la trilogia di Diabolico, non c'è dubbio che il rapporto con i Mariti Bros sia un rapporto, diciamo così, non dico privilegiato, però insomma un rapporto molto stretto. Ecco, cosa vi unisce in qualche modo? Esattamente non so che cosa ci unisce, però nel dettaglio, però aver lavorato tanti anni insieme fa sì che ci sia una sinergia, e anche una fiducia diciamo delle competenze, no? E in modo che loro ti tracciano una cosa e sanno che noi produciamo quella cosa, no? Bene o male sanno che andiamo a quel risultato e sanno che hanno un margine col quale dirci no, guarda, un po' più così, e noi immediatamente capiamo. Quello è solo la sinergia che può fare chi ha lavorato tanto insieme, credo che sia quello. Poi anche probabilmente anche l'età e le cose che ascoltiamo, le cose che guardiamo, certamente, però sicuramente c'è l'esperienza fatta insieme, diciamo. Prima mi ha detto, ho chiesto del rapporto col regista, e adesso volevo capire come lavorate tra di voi, come vi dividete, se vi dividete la colonna sonora, insomma, perché è curioso. Non so se siete l'unico esempio di coppie che lavorano insieme. Sono Libero Onions. Beh, no, sì. Però siamo su altri livelli un po', diciamo, diversi. Vabbè, un ragazzaccio è questo, sì. Maestro ragazzaccio, no. Attenzione. Erano fratelli veri, scusami. Sì, infatti, tra l'altro. No, non te lo so spiegare. Cioè, sono 27 anni che ci fanno questa domanda e sono 27 anni che non riesco a dare... È stato banale, me ne rendo conto. No, non è questo. No, invece è stato terribilmente profondo. Il problema è che... come si fa a spiegare il rapporto tra le persone? Cioè, ma voglio dire, è chimica? Voi vi sedete fisicamente, sì. Poi quando avete una partita vi dicono una colonna sonora, cosa fate? Vi sedete insieme? Cioè, c'è uno strumento di solito, o due, una chitarra, una tastiera, a volte va lui alla tastiera, a volte io ho un'idea alla tastiera, a volte lui mi dice guarda ho questa idea, e si parte dall'idea ovviamente di uno, ma non sempre, cioè spesso si ragiona in termini... C'è una complicità tale per cui molto spesso, ma veramente non lo dico per... molto spesso lui mi dice, sai ho pensato, io gli dico questo, hai capito? Perché già abbiamo... lavorato sulla stessa lunghezza d'onda, d'altro canto, dopo tanti anni. Non so per sempre strano, però è una roba bellissima perché non è solo condivisione, ma è anche compartecipazione e soprattutto mettersi in discussione. Cioè, guarda, secondo me quello è avere un'opinione da uno esterno che comunque fa parte della tua vita da 40 anni, quindi non guarda, è se avessi la possibilità di avere una macchina del tempo... che non ce l'ho, vorrei tornare indietro al momento in cui ci siamo messi a lavorare al nostro primo film, quando abbiamo scritto il tema principale del film, perché siamo partiti da 4-5 note, no? E poi, quelle 4-5 note tra l'altro trovate in una maniera abbastanza bizzarra, e poi siamo andati avanti e ci stavamo cantando il tema, cioè tutto lo sviluppo, ed è un tema abbastanza articolato, molto complesso, insieme, mica ci eravamo messi d'accordo prima, cantiamo insieme, no? Cioè, per dirti, quindi è veramente complicato da spiegare, non ci riuscirei a raccontarlo. Siamo quasi per concludere, volevo chiedere innanzitutto se c'è un film per tutti e due di cui avreste voluto scrivere la colonna sonora, cioè un film già uscito, anche storico, cioè non necessariamente, di cui ho detto, beh, peccato che quella colonna sonora lì non l'abbiamo inventata noi, cioè che vi è piaciuta talmente tanto. Personalmente ce n'è più di uno. Più di uno, ci sono alcuni miti, senza andare a citare film per film, però alcuni miti come Sakamoto, come lo stesso Desplat, cioè ci sono delle cose scritte che sono dei capolavori. Poi ci sono delle cose estemporanee dove magari uno non è esattamente un compositore da film, ma fa quel film particolare, però insomma è difficile, ce ne sono tanti. Noi per fortuna ascoltiamo
tantissime, le più disparate, cioè dal Rumore del mare a Stravinsky, quindi c'è sempre da imparare. Sì, comunque ci sono tanti film che avremmo voluto fare, ma non solo per la, proprio per la bellezza del film, ecco. Non siamo ancora in, diciamo, in fase di remissione, quindi forse riusciamo ancora a recuperare qualcosa. Sì, ha ragione Aldo, è difficile dire quale film avremmo... Ti posso dire, ecco, una cosa che non abbiamo ancora fatto, questo è vero che non l'abbiamo ancora fatto, un film d'animazione. Quello ci manca. Proprio da un punto di vista statistico. Sì, 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 esatto. Non so se lo fa, è molto complicato farlo. E rapidamente, il vostro lavoro in un film rispetto ad una serie televisiva, avete fatto colonne sonore per serie televisiva assolutamente straordinarie di grandissimo successo, è diverso? Dipende anche da quando, cioè la televisione di 20 anni fa è diversa dalla televisione di oggi, quindi oggi potrei dire è totalmente diverso. In che senso? Cioè, nel senso, perché sappiamo che le fiction stanno avendo un successo assolutamente clamoroso che 10 anni fa, semplicemente 20 anni fa, non avevano, cioè erano considerate serie B. Adesso gli attori fanno una gara per interpretare una fiction, perché il cinema va come sta andando, purtroppo non benissimo, mentre invece i grandi Netflix piuttosto che le altre cose televisive danno grandi possibilità. Appunto, è proprio il mezzo che ha cambiato definitivamente le cose. Mentre nel mondo del cinema esiste ancora, tutto sommato, un certo livello di tranquillità e possibilità di uscire dagli schemi, nel mondo dell'attuale produzione televisiva le persone che sono coinvolte nella decisione di una colonna sonora sono molte più di prima e rischiano di essere veramente invadenti, quindi si è perso probabilmente un grado di libertà rispetto a prima, il che non vuol dire che non si riescano a fare delle bellissime cose anche adesso. Però è cambiato, diciamo, il contesto che sta attorno a quello che noi facciamo. Sì, vorrei aggiungere, dopo aver visto Ennio, il film su Morricone, e averlo sentito fino alla fine, ecco, Ennio, cioè Morricone, secondo me non farebbe mai un film per Netflix o per un network, perché deve avere la sua libertà di scegliere quello che vuole fare. Quindi questo è un po', capito? Là ci sono molti schemi precisi e molti... Se loro ti tagliano una cosa, ti tagliano una cosa. L'ultima cosa che volevo chiedere è se c'è, per affinità sempre con il regista, un regista anche non italiano con cui vi piacerebbe lavorare, per come lo conoscete, per uno anche più di uno, insomma. Allora, per i film che fa, non per le musiche. Sì, però parliamo delle musiche. Diciamo. Sicuramente uno come Ken Loach mi intriga parecchio. E sulle musiche non è che sia un gran, non è che metta delle grandi musiche, però ce ne sono tanti. Adesso ho detto Ken Loach per dirne uno, ma per esempio come si chiama adesso, Wim Wenders, voglio dire, invece lui fa un bel lavoro sulle musiche, quindi troppi, no, davvero faccio fatica. Io sono in qualche modo nato in un cinema, nel senso che mio padre, per tenermi tranquillo, quando avevo 3-4 anni, mi portava ai cinema di Genova. All'epoca si vedevano i 2 film al giorno, con lo stesso biglietto, potevi entrare quando volevi, no? Entravi al secondo tempo. E quindi ho accumulato dall'epoca migliaia di film, no? E continuo a farlo adesso, mi piace vedere cinema, andare al cinema in sala, perché lì c'è una magia particolare, insomma. E quindi ormai la produzione mondiale è sconvolgente, ci sono tante cose che magari prima avevamo anche più difficoltà a raggiungere, e quindi tanti registi, non saprei rispondere, cioè sicuramente... lavorare con altre persone è arricchente. Ecco. Certo.
Quindi, cioè, potrei dirti Christopher Nolan, perché adesso ha vinto un sacco di Oscar, ma, cioè, ma è banale, insomma. Cioè, noi non abbiamo mai avuto un atteggiamento distaccato. Abbiamo sempre partecipato ai film che in qualche modo ci piacevano e abbiamo sempre cercato di lavorare con persone che ci piacciono. Ecco. Sì, è una bella libertà comunque. Queste due cose qui, no, è un vincolo forte che però ti dà una grande libertà, no? Ecco, dati questi due assunti, vanno tutti bene. Sì, guarda, noi facciamo spesso film di registi esordienti perché ci piacciono, cioè, quindi, e questo è una bella libertà, come dici. Chiudiamo con quello che state facendo, quello che state preparando. Stiamo facendo un ulteriore film con i Manetti. Il titolo US Palmese. Come? Unione Sportiva Palmese. Unione Sportiva Palmese, su un calciatore, su una storia di calcio, che non, il calcio non è mai, vero, non è mai andato benissimo, no. Però sempre i Manetti, quindi c'è sempre da aspettarsi. Qualcosa comunque di diverso rispetto ai classici film che si possono fare. Decisamente, è un film veramente bizzarro. Allora non so quando uscirà, ma noi aspettiamo. Aspetta, però in realtà ne abbiamo un altro. Sì, che invece quello è già quasi finito, no, non pronto ma quasi finito, che invece è il nuovo film di Giorgia Farina, che si chiama Ho visto un re, ovviamente citazione della canzone, ma la canzone non c'è, ed è una storia anche quella parecchio bizzarra, perché è la storia di un abissino nel periodo, diciamo, del ventennio, che si ritrova a essere prigioniero dentro a una uccelliera di un federale. È una commedia strana, e abbiamo terminato proprio da poco. Bene, allora appuntamento al cinema con i prossimi film di Aldo Descalzi di Pivo. Grazie per essere stati con noi. Grazie a te. E ripasso la linea in piazzetta a Portofino.